Da alcuni sondaggi anche giornalistici estemporanei che facciamo, vediamo i ragazzi rimanere muti di fronte a che cos'è il 25 aprile o che cos'è il 2 giugno. C'è un problema non soltanto grave sulla storia di genere, ma direi sulla storia in generale. Siamo messi male? Siamo messi abbastanza male se consideriamo quella che è la conoscenza di base degli eventi fondativi della nostra storia. Quando sentiamo nelle interviste ragazzi che non sanno il significato del 25 aprile, o del 2 giugno del 46, che sono le date fondative della nostra Repubblica, dobbiamo porci un problema. Significa che la scuola forse funziona poco, che gli insegnanti sono sempre più svalutati nel loro lavoro e non hanno la possibilità anche di insegnare in maniera adeguata, o forse non sanno farlo abbastanza, quella che è la storia del Novecento. E poi dobbiamo anche cercare di riflettere su quella che forse è la crisi della nostra democrazia, cioè una crisi di valori fondativi di una democrazia. Nel momento in cui un paese non si riconosce più in alcuni valori collettivi che dovrebbero essere tali, come per esempio l'antifascismo, penso a tutta la polemica che c'è stata sul fascismo e antifascismo, al Salone del Libro per quanto riguarda l'editore Altaforte, ma insomma il fatto che ci siano gli antifascisti che vanno a protestare, tutti gli italiani dovrebbero sentirsi antifascisti. Questo significa che noi abbiamo ancora un processo tutto sommato in crisi, tormentato, potremmo dire non risolto, con la fondazione della nostra democrazia repubblicana, e questo rapporto non risolto ce l'hanno anche le nostre classi dirigenti, che non mi riferisco solo alla politica, mi riferisco alle classi dirigenti in generale, che sembrano non aver mai acquisito fino in fondo i principi della democrazia repubblicana. Noi contemporanei che viviamo in questa epoca di crisi, che è una crisi profonda della democrazia, dovremmo riflettere su questo, non tanto sul rischio del ritorno del fascismo, perché il fascismo come regime, così come l'abbiamo conosciuto negli anni 30 e 40, non ritornerà. Per fortuna ci sono delle istituzioni forti, degli anticorpi forti che all'epoca non c'erano. Quello che è in crisi è il valore della partecipazione democratica dei cittadini italiani. Vogliamo a questo proposito, Michela, ricordare il ruolo delle donne nell'Assemblea Costituente? Fu un ruolo fondamentale, perché allora marginale nei numeri certamente, però fu fondamentale nella battaglia per i diritti di questo paese, diritti che poi ovviamente hanno conquistato le donne, ma sono stati diritti di tutti, perché ricordiamo che grazie ad alcune elette all'Assemblea Costituente, come Lina Merlin, per esempio, mi viene in mente un nome a caso, insomma, noi abbiamo avuto l'abolizione della schiavitù, della prostituzione istituzionalizzata, della prostituzione di Stato, delle case di tolleranza che qualcuno ogni tanto vorrebbe riproporre. Penso poi alla battaglia che le donne costituenti hanno fatto nel corso degli anni 50 per l'abolizione di alcuni istituti come il delitto d'onore, il matrimonio riparatore, l'abolizione dello ius corrigendi, cioè il diritto di picchiare la moglie per correggerne il carattere, che è un vecchio retaggio della cultura antica, diciamo, che noi ci portiamo fin dall'età greco-romana.